Scusami, tu che cosa c'entri? Amore mio, quando c'è una camera da letto e delle calorie da bruciare, io ti prego, non ti ci mettere pure tu. Amore, scusami, veramente. Questa ragazza, guarda quanto è bella questa ragazza, è stupenda. Lo so, lo vedo. Va bene, guardala tu, ma guarda comunque, questa ragazza. Guardala, quanto è bella, mamma. Sono d'accordo. Vorrei dire che sì. I miei esercizi sì. Fanno bruciare veramente tante calorie. Allora, amore mio, voglio darti una notizia scientifica, veramente. L'università del Quebec. Un'università ha detto che quando si fa questa attività nel letto, questo amore, o sesso, chiamalo come vuoi, si bruciano per un uomo 4 calorie al minuto, per una donna 3 calorie al minuto. Quindi tanto vale farlo con un uomo che si brucia. Secondo me. Però io non voglio neanche sentirle queste cose. Però posso dirti, pensavo molto di più. Amore mio. Invece con i miei esercizi si bruciano molte più calorie, lo sai? Dalle 250 alle 300 calorie. Allora lo sai? Vado via, per me è troppo, amore mio. Esatto, allora lasciaci lavorare, grazie. Scusatemi ragazzi per questa intrusione. No, tranquilla, assolutamente. Ormai dobbiamo dobbiamo abituarci a questa presenza. Io vorrei semplicemente specificare che voi bruciate molte calorie perché siete molto attenti alla linea, soprattutto Lucas, che esatto. È un vero preparatore atletico, esatto. Lo possiamo dire. Esatto. Sì, mi sta preparando persino a me. Infatti sì, si vede, sì. Non hai bisogno. Ed è una brava allieva, devo ammettere. Ecco, gli addominali possiamo notare in questa foto. Ragazzi, allora io direi di cominciare perché vorrei presentare il primo dei tre esercizi che proporrò oggi, chiamato, e l'ho battezzato, flessioni sul comodino. Regia! Allora Lucas, mi dovresti dare una mano, certo. Perché dobbiamo portare questi comodini al centro dello studio e spiegherò anche il perché dovevamo avere un muro, ma in questo caso non abbiamo questo muro per appoggiare i comodini e quindi non farli andare da nessuna parte così. Invece avvicinando i due comodini riusciamo a fare peso e quindi così non si spostano. Perfetto, allora inizierei a mostrare quelli che sono i muscoli che lavoreranno in questo esercizio, quindi tutta la parte alta del corpo, le braccia, le spalle e anche gli addominali, perché bisogna tenere una posizione molto rigida per consentire la buona riuscita di questo esercizio. Bravo. Allora, possiamo iniziare con delle, oserei dire, flessioni frontali e appoggiando le mani sul comodino in questo modo e indurendo tutti i muscoli delle gambe, dell'addome e anche i glutei, fare questo tipo di flessioni in modo tale da far lavorare le braccia. Questo lo farete per 10 volte. Dopodiché, quando sarò stanca, mi girerò in questo modo, metterò le gambe in una posizione ad angolo retto, come vedete in questo caso, e farò lavorare invece la parte posteriore delle braccia in questo modo per altre 10 volte. No? Sempre giù, su, aiutandoci con le gambe. Sempre per 10 volte. Questi sono esercizi che vanno fatti in serie da 4, quindi 4 serie da 10, con una pausa di un minuto tra l'una e l'altra. Allora, Mercedes, Luca, siete pronti? Io voglio vedervi all'opera, vediamo come ve la cavate con queste flessioni. Se la fai con il letto, se no spostiamo i comodini leggermente più. Grazie. In avanti. Non è proprio il mio forte, io lo dico subito. Dai, vediamo, Mercedes, vai! Vediamo chi è il migliore! Stretto. Beh, in questo caso potete vedere che lavorano le spalle, i pettorali e il tricipite. Devo dire che ve la cavate benissimo, ragazzi. Ho perso il conto. Va bene, vanno bene, grazie ragazzi, vanno benissimo. A questo punto dovete riposare un minutino, quindi riprendere un attimo di fiato. Te la sei cavata benissimo, Mercedes. Grazie. Quindi vai tranquillo. Brava Goku. E a questo punto la situazione si fa molto interessante perché passerei al secondo dei miei esercizi che io ho deciso di battezzare pavimento pulito. Portatemi qui il necessaire, venite ragazzi, grazie. Questo lo dobbiamo fare insieme. Allora, questo serve per far lavorare le gambe,
ok? Ok. Allora, le gambe devono essere in questo modo in linea con le spalle, come potete vedere. Bisogna procedere facendo un passo lungo con la gamba, prima con la destra e poi con la sinistra, in modo tale da formare un angolo retto con entrambe le gambe, quindi fare dei veri e propri affondi, senza che il ginocchio superi mai la caviglia, il ginocchio della gamba davanti superi mai la caviglia. E aiutarsi con questa scopa per mantenere l'equilibrio. Siete pronti? Sì. Per questi affondi? Uno, due, tre, via! Canzone a te. Siamo coordinatissimi. Nella posizione di partenza. In questo modo stanno lavorando i glutei, i femorali e i quadricipiti. E non solo. Stiamo anche pulendo casa. Anche i vostri bicipiti, perché state pulendo perfettamente il pavimento. Ovviamente questo potete farlo in salotto, nel bagno, ovunque. Questo esercizio va fatto in tutta la casa, andrebbe fatto. E devo dire, ragazzi, che non è proprio semplice. Tra l'altro io vorrei a casa lanciare questa sfida con i nostri amici a casa. Mandateci, mi raccomando, tutti i video di questi esercizi fatti da voi, e i più divertenti li faremo qui, li manderemo in onda qui su Rai 2. Quindi mi raccomando, scrivete, scriveteci, e anche dopo questo esercizio chiaramente cercate di prendere un po' di fiato, se no non ce la facciamo ad andare avanti. Allora passerei al terzo e ultimo esercizio. Finora, ragazzi, ve la siete cavata benissimo, ma questo è il più difficile di tutti. Questo l'ho ribattezzato Su e giù dal letto. Titolo interessante. Allora, per questo esercizio bisogna essere veramente bravi, perché vanno posizionati i piedi in questo modo sul letto, bene uniti, ok? E le braccia e le mani per terra, ben salde a terra. Dobbiamo raggiungere la cosiddetta posizione a libretto. In questo modo lo lavoreranno in maniera pazzesca gli addominali. Anche questo va fatto per 10 volte, però per questo vi consiglio di prendervi una pausa di almeno un minuto e mezzo tra un esercizio e l'altro. Siete pronti? Via! Bravissima! Brava, brava! Brava. Bravissima! Io voglio che mi alleni tu. Vado a bere un attimo un po' d'acqua. Ragazzi, allora, occhio, perché questo è un po' difficoltoso, ma guardate, vi viene subito la tartaruga come lo fate, guarda, garantisco. Sì? Beh, vediamo. Allora, vediamo se avete mai... Ma scusate, voi avete mai provato a farlo in qualche esercizio senza essere maliziosi? Mm. A letto? Quasi, sì. Diversi. Dai! Vabbè, volevo sapere che cosa hai fatto, Lucas. Io vi consiglierei forse di... Ah no, mettetevi tutti i piedi frontali. Ok. Aspettate che sposto questi arnesi. Ok. Siete pronti? Sì. Allora, regia. Uno, due, tre, via! Su con i glutei! Avanti! Bravissimi! Vai, Mercedes! Sei più brava tu! Perfetto, lo state facendo in maniera perfetta. Oh. Oddio, che è arrivato. Amore mio. Bravi. Continua. Ma di strano. Amore, scusa, ma... Amore, scusami, veramente, lui era a libretto, io a carta di credito, veramente. No. Scusami. Allora, no, devo dire intanto, ragazzi, grazie per esservi messi in gioco con noi, aver giocato, ma anche fatto delle cose in maniera professionale con noi, perché per essere in forma questi tre esercizi vanno fatti con una sequenza di 30 minuti, alternando ovviamente i vari esercizi. E con il tempo faticherete ovviamente sempre di meno e vedrete che riuscirete a bruciare tante, tante calorie. Il consiglio che posso darvi, se potete, di farli la mattina, perché è sempre consigliabile allenarsi di mattina per accendere tutto il metabolismo e la macchina che è il corpo umano. Quindi
ho notato veramente che in questo caso Lucas è già abbastanza in forma e vi voglio dare, come dire, una bella notizia, perché le sorprese qui a Detto Fatto non finiscono mai, in quanto Lucas tornerà qui a Detto Fatto con noi, perché sarà molto uno dei nostri tutor. Grazie. Allora, a te l'onore di spiegare al pubblico che cosa farai esattamente. Allora Bianca, seguirò un ragazzo che ha un fisico gracile e, credimi, è completamente allergico alla palestra. Ma tutorial dopo tutorial lo renderò un vero, vero fusto e avrà un aumento della massa muscolare e non solo. Però non voglio svegliarti altro. Ma per caso questo ragazzo... a questo ragazzo gli succederà quello che è successo a quest'altro ragazzo? Che carino! Ma sei bellissimo, sì, amore! Guarda qualcuno! Beh, una bella trasformazione, insomma. Bagnato. Ma Giorgio, sei contento di questa foto? Amore mio, sinceramente sono ancora un po' così, senza voce. Sei rimasto senza parole pure ma tu. Quando è bello, fa il tutor qua, amore mio, lui adesso. Guarda, Lucas si impegnerà anche con te, perché sì, riuscirà, sì, finalmente, sì, amore, impegniamoci, a rivoltare la tartaruga. Sì. Mi siedo. Dall'altra... Devo preoccuparmi. A trasformare un addominale da tavola in un vero e proprio addominale. E allora, io vi ringrazio, ragazzi. Grazie, vi ringrazio grazie per questa collaborazione. Intanto mando la pubblicità. E occhio, perché hashtag giù le mani da telecomando.